Buon pomeriggio amici e buon venerdì, come state? In uno degli ultimi video vi ho parlato dell'arciduchessa Sofia di Baviera, madre dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe e unica vera sovrana dietro le quinte del potere. Sofia fu anche la suocera e la zia di Sissi, la moglie di Franz. Oggi vi racconterò la storia della madre di Sissi, che come vi dicevo nell'altro video era la sorella di Sofia. Stiamo parlando della duchessa Ludovica in Baviera. Ludovica nacque a Monaco, il 30 agosto del 1808. Era la quinta figlia del re Massimiliano I di Baviera e della seconda moglie, la principessa Carolina di Baden. La coppia ebbe 7 figli, ma solo 5 sopravvissero all'infanzia. Suo padre, come vi dicevo l'altra volta, si era già sposato con un'altra in precedenza e aveva avuto 4 figli. Sin da piccoli lei e i suoi fratelli ricevettero una buona educazione. Impararono la letteratura dei classici più famosi, la geografia, la storia e sapevano parlare molto bene sia il tedesco che il francese. Fin dall'età di 4 anni dovevano prendere parte alla vita di corte, in modo che potessero apprendere in fretta il protocollo reale. Con le sue sorelle aveva un bel legame, ma vi fu una cosa che la differenziò da loro. Tutte le sorelle di Ludovica divennero regine e Ludovica fu l'unica ad avere un destino diverso. Sua sorella Elisabetta divenne regina di Prussia, sposando Federico Guglielmo IV di Prussia. Amalia Augusta divenne regina di Sassonia, sposando Giovanni di Sassonia. Sofia, di cui vi ho già parlato, sposò l'arciduca Francesco Carlo d'Austria e anche se non fu ufficialmente una regina, fu la madre di un imperatore molto importante e governò più di lui. Anche Maria Anna divenne regina di Sassonia, sposando Federico Augusto II. E Ludovica invece? Beh, dovete intanto sapere che prima di sposarsi si innamorò di un principe portoghese, Don Miguel. Anche lui era molto preso da lei, tanto da chiedere la sua mano. Ma il padre di Ludovica rifiutò, con grande rammarico della madre, che trovava raro un sentimento reciproco così naturale e spontaneo. Sembra che il rifiuto sia stato dovuto al fatto che Miguel avesse causato un colpo di stato in Portogallo contro il padre ed era di conseguenza in esilio. Tuttavia Miguel poi divenne re del Portogallo e non si arrese. Chiese di nuovo la mano di Ludovica e stavolta la chiese alla madre, che era rimasta vedova. Ma il tempismo non fu dei migliori, perché lo fece con una lettera che arrivò a destinazione 5 giorni dopo che Ludovica aveva sposato un altro uomo. Immaginate quindi la delusione. Sarebbe diventata anche lei regina e avrebbe sposato qualcuno di cui si sentiva innamorata, ma non fu così. E sembra anche che per evitare di risvegliare il suo amore, abbiano tenuto nascosto a Ludovica il contenuto della lettera che aveva scritto Miguel. Ma Ludovica chi sposò alla fine? Non credo abbia bisogno di presentazioni, perché ormai molto noto grazie ai film e alle serie. Si trattava del duca Massimiliano in Baviera, che era un pronipote di suo padre e apparteneva a un ramo cadetto della famiglia. Lui in realtà era destinato a un'altra sua sorella, Massimiliana, che però morì in giovane età. Quindi al suo posto fu scelta Ludovica, che non era entusiasta. Sembra che nemmeno il duca Max lo fosse. Ma questo legame gli fu imposto perché poteva portare parecchi vantaggi politici. Ludovica e Max si sposarono, il 9 settembre del 1828. Col matrimonio la principessa Ludovica di Baviera divenne la duchessa Ludovica in Baviera. La preposizione in, questo caso, sta a indicare la discendenza da un ramo minore della famiglia. C'è una voce secondo cui durante la cerimonia Ludovica abbia pronunciato un'imprecazione, lanciando il bouquet. Questo matrimonio e tutto ciò che ne consegue mancherà della benedizione di Dio fino alla fine. Non c'è una prova che ci dia conferma del fatto che Ludovica abbia davvero pronunciato queste parole. Probabilmente è una falsa voce, visto che apparve per la prima volta nelle memorie di una delle sue nipoti, Maria Luisa, che per guadagnare più soldi pubblicò diversi libri che contenevano aneddoti inventati sulla sua famiglia. Ma anche se Ludovica non ha mai pronunciato queste parole, non significa che abbia avuto un matrimonio felice, perché fra lei e Max non vi fu mai feeling. Avevano caratteri completamente opposti e lui era parecchio libertino. Più che insieme, vivevano l'uno accanto all'altro, e neanche sempre, visto che lui si divertiva spesso a viaggiare. Sembra infatti che Ludovica scrisse di aver passato da sola il loro primo anniversario di matrimonio, a piangere. E si dice anche che lui abbia avuto parecchi amanti e figli illegittimi. Mentre lui era quello che si allontanava spesso da casa,
Ludovica invece era quella che si occupava della casa e dei figli. I due ebbero ben 10 figli, ma solo 8 sopravvissero all'infanzia. Ludovico, Elena, la più nota Elisabetta, Sissi, Carlo Teodoro, Maria Sofia, Matilde, Sofia Carlotta e Massimiliano Emanuele. Nei primi anni di matrimonio, la coppia viaggiò fra la Svizzera e l'Italia. Il duca Max ebbe modo di condurre uno stile di vita generoso, grazie alla ricca eredità di sua madre. A Monaco fece erigere un palazzo dove la famiglia andò a vivere, costruito dal 1828 al 1831. Acquistò poi il castello di Posenhofen, come residenza estiva immersa nella natura, nella quale molto spesso Ludovica rimaneva da sola insieme ai figli, mentre lui era lontano. Ludovica voleva per le figlie ciò che a lei era mancato, un matrimonio conveniente. Andò meglio a Elisabetta, che divenne imperatrice d'Austria sposando Francesco Giuseppe, e a Maria Sofia, che divenne ultima regina consorte delle Due Sicilie, sposando Francesco II delle Due Sicilie. Il suo matrimonio infelice e la morte precoce di uno dei figli portò Ludovica a stare molto male, divenne piuttosto apatica e si ipotizzò che avesse la depressione. Il duca Max morì il 15 novembre del 1888, dopo 2 ictus. E l'anno successivo morì il nipote Rodolfo, figlio di Elisabetta. Quando morì Sofia, la moglie di suo figlio Carlo Teodoro, Ludovica si occupò della loro figlia, la nipota Amalia, e fra le due si creò un bel legame. Ludovica morì a Monaco, il 26 gennaio del 1892, a causa di una bronchite, all'età di 83 anni. I suoi resti furono sepolti nella cripta di famiglia, accanto al marito. 10 anni dopo la sua morte, la nipote Amalia parlò di lei nelle sue memorie e scrisse: «La nonna era molto sincera. Guardava il mondo con gli occhi aperti ed esprimeva il suo giudizio sui suoi cari senza alcun eufemismo. Era più una persona semplice, con un umorismo bavarese, secco e antico, allo stesso tempo rigorosamente religiosa, rispettosa e coscienziosa fino allo scrupolo, con un amore speciale per i suoi figli, nipoti, il suo ambiente e la sua patria bavarese. Amava vedere le persone come lei, fare conversazione. Era anche piuttosto severa su tutto ciò che era appropriato a corte, ma odiava anche qualche costrizione. Le piaceva uscire all'aria aperta senza vestirsi appositamente per questo. Nei suoi anni 80 camminava ancora per ore in estate. Amava gli alberi, il verde fresco, tanto da non voler nemmeno tagliare i rami che pendevano dai marciapiedi. Alla nonna non importava del suo aspetto, odiava ogni costrizione. Era particolarmente interessata alla storia, oltre che alla geografia e all'astronomia, tutte cose che facevano appello alla sua natura positiva. Aveva anche una grande predilezione per orologi e barometri. Era una gran dama, ma non arrogante. Guardava più ai doveri che ai vantaggi della sua posizione. Era affabile con tutti, anche con la contadina più umile. Se ti piace questo genere di video e vuoi che ne faccia altri, fammelo sapere nei commenti. Ciao! Thank you.